Abbiamo concluso il primo video sull'Antigone di Sofocle. Antigone di Sofocle, ricordiamo, rappresentata ad Atene per la prima volta nel 442 a.C. I testi, ricordo ancora che li traggo da qui, edizione del 1970 Sansoni, con tutte le tragedie del teatro greco. Pubblicazione eccellente, poco rintracciabile purtroppo, ma oggi ci sono delle ottime traduzioni e raccomandiamo sempre di acquistarle col testo greco a fronte. Testo greco a fronte. Abbiamo concluso il primo video, del quale trovate il link qui sotto, e vi esortiamo a iscrivervi al nostro nuovo canale YouTube di Sintesi Dialettica e di seguire naturalmente la rivista online www.sintesidialettica, come anche gli altri canali social, Instagram, Facebook, social media. Bene, allora andiamo di nuovo ad Antigone e riprendiamo questa seconda parte. Allora, dunque, con il secondo episodio, che abbiamo lasciato appena iniziato alla fine del primo video, entra in scena Antigone, trascinata dalla guardia, da un soldato del re Creonte di Tebe, ricordo, che l'aveva sorpresa, scoperta, a seppellire il corpo del fratello Polinice. Ti conduco questa ragazza, l'ho sorpresa io che celebrava il rito funebre. Con gemiti alti essa mandava feroci maledizioni agli autori del sacrilegio, dice questa guardia. Ho una sorta di servile sollievo, perché ricordiamo che aveva avuto un momento di... avuto, come dire, un senso di smarrimento nel momento in cui doveva riferire al re che, con tutta l'editto, nonostante l'editto, avevano scoperto che il corpo di Polinice era stato seppellito. In quel momento il coro, ricordiamo, onnipresente nella tragedia greca, come dire, stupefatto di vedere incolpata addirittura la figlia di Edipo, ricordo che Antigone è la figlia di Edipo, le chiede: hai tu forse rotto la legge del re? E qui, in questo esatto momento, si fa avanti in scena Creonte, il re di Tebe, e chiede alla prigioniera di confermare quanto dichiarato dal soldato. Antigone, lì presente fino a quel momento a testa bassa, ha un sussulto di fierezza, alza la testa e ha un sussulto di fierezza, lo affermo e mi guardo bene dal negarlo. E quindi, in qualche modo, con questa sua fierezza, Antigone si sta per vuotare al martirio, va incontro direttamente all'editto del re, va contro l'editto del re, lo dichiara, e mi guardo bene dal negarlo, e si vuota al martirio. Calco un po' la mano su questo, perché naturalmente in questo scontro si vede poi l'esito, si vedrà poi bene l'esito di tutta la tragedia. E quindi, come dire, le parole di Antigone non sono così da prendere come un atto di fierezza e basta, sono come dire, da considerare come un atto politico. E qui si vede che non si tratta più solamente della disputa tra leggi divine rappresentate da Antigone e leggi della città, leggi politiche rappresentate dal re Creonte, ma quindi un conflitto tra religione e politica, che sappiamo, questi grandi argomenti messi insieme, confrontati e in conflitto o non in conflitto, rientrano nel grande campo della laicità, del quale ci occuperemo diffusamente, faremo diversi video sulla laicità. Ma è un confronto personale, è uno scontro tra Antigone e Creonte personale, che va oltre la difesa delle rispettive leggi e delle rispettive regole e delle rispettive condotte. Creonte allora le chiede se fosse a conoscenza dell'editto, del suo editto, e Antigone lo sfida. Lo conoscevo, potevo mai ignorarlo? Esso era noto, chiaro a tutti. E ora la risposta di Creonte innesca, nelle parole di Antigone, il tema, potremmo dire, cardine di tutta la tragedia. Cioè, i possibili spazi di libertà, i possibili spazi di libertà tra leggi divine, che potremmo dire leggi degli dèi, e potremmo dire leggi della morale personale, con un linguaggio moderno, e leggi civili.
Anch'esso, naturalmente, questo confronto più personale rientra nell'ambito della laicità. Ora, la dialettica tra tali norme è definita con la contrapposizione operata da Antigone tra l'eterna validità, ripeto, l'eterna validità delle norme etico-religiose, le leggi eterne non scritte, le leggi morali non scritte, degli dèi, e la contingente, provvisoria, particolare validità di quelle politiche civili della città. Potremmo dire, in termini positivi, della legalità, perché attenzione, non è il buono contro il cattivo, è leggi morali, leggi divine che si confrontano con la legalità del tempo, con la legalità di allora. Di qui la difficoltà che innesca Antigone e anche la sua potenza educativa, perché dove arriva lo spazio dell'una e dell'altra? Al centro c'è la libertà, al centro c'è la libertà possibile. Questo è un confronto difficilissimo, perché sia le leggi della città sul piano giuridico, sia quelle morali e divine sul piano addirittura direi esistenziale e sociale, difendono la libertà dell'uomo e del cittadino. Cioè entrambi le leggi sono, in linea teorica, per l'uomo e per il cittadino. Poiché le leggi preservano la persona, il cittadino, il soggetto dalle angherie degli altri uomini, dalle possibili angherie, prepotenze di altri poteri e di altri soggetti. Questo è l'argomento che esplode da questa tragedia e che è eterno, eterno. Questo lo rende un classico assoluto della libertà e della laicità. Comunque, così risponde Antigone alla nuova domanda del re. E tu hai osato sovvertire queste leggi? Tu hai osato sovvertire queste leggi? La risposta di Antigone si potrebbe dire che definisce la lotta della libertà contro l'arroganza. Sapete, ricordiamo che l'arroganza, la tracotanza, la hubris è centrale nella cultura greca, perché oltre la hubris non si può andare. La hubris blocca, è una sorta, di peccato in qualche modo, che compie la persona oltrepassando i limiti che la natura gli ha imposto. Se tu oltrepassi i limiti che ti sono stati dati alla nascita, per così dire, compi un atto di hubris, hubris tracotanza, e quindi devi essere punito. Ricordo ancora che l'esempio classico è Icaro che precipita davanti al sole a causa della sua arroganza. Ce ne sono infiniti nella mitologia greca, nella cultura greca. Questa hubris calata nel campo politico di questa tragedia diventa tirannia, diventa una tirannia, cioè tracotanza come tirannia, nel momento in cui prescinde dalla morale, cioè il potere, nel momento in cui prescinde, scalza la morale, si fa tirannia, oppure anche ispirazione alla tirannia. Quindi, come dire, quello di Antigone è una sorta di diritto alla resistenza. E dice Antigone, prosegue, sì, quando il re le chiede, e tu hai osato sovvertire queste leggi? Sì, perché non fu Zeus a impormele, né la giustizia che siede laggiù tra gli dei sotterranei ha stabilito queste leggi per gli uomini. Io non credevo poi che i tuoi divieti fossero tanto forti da permettere a un mortale di sovvertire le leggi non scritte. Tali leggi inalterabili, fisse degli dei. Quelle che non da oggi, non da ieri vivono, ma eterne sono. Quelle che nessuno sa quando comparvero. Potevo io, per paura di un uomo, dell'arroganza di un uomo, hubris, dell'arroganza di un uomo, venir meno a queste leggi davanti agli dèi? Antigone si pone al di sopra del re. Insegna un sistema giuridico, per così dire, al re stesso. E di seguito torna il martirio contro l'abuso del potere. E tra l'altro, come dire, Antigone, a forza di ripetere queste cose, fa breccia anche nel cuore del coro, che le dice: questa ragazza è di animo forte, rivolgendosi al re, questa ragazza, bada, è di animo forte.
non sa cedere ai colpi del fato, non sa cedere ai colpi del destino. E Antigone, ben sapevo di essere mortale, e come no? Anche se tu non l'hai decretato, sancito, morire adesso, prima del tempo, è un guadagno per me. Chiunque vive tra tante sciagure, queste in cui vivo io, continue, come potrà non ritenersi fortunato, contento se muore? Subire la morte quasi non è un dolore per me. Sofferto avrei invece senza misura, attenzione, senza misura, se avessi lasciato insepolto il corpo morto di un figlio di madre. Mia madre, perché era il fratello, ricordiamo, no? Polinice. Senza misura, perché attenzione? Perché la misura è la bussola di orientamento dell'uomo greco. Vivere secondo misura, all'interno di un'armonia. Vivere, diremmo, a misura d'uomo. Perché oltre la misura assegnata a te dalla natura, diciamo, dal destino, si compie un atto di ubris. A questo punto Antigone, per così dire, non arretra, cioè si assesta in una trincea e anzi arriva a deridere Creonte, rinfracciandogli, per così dire, che il suo potere non è fondato, diremmo con un termine moderno, sul consenso del popolo, ma sul terrore, sulla paura, l'accusa di essere un tiranno. E qui un brano formidabile. Tutti costoro direbbero che il mio atto è bello, se la paura non li obbligasse al silenzio. La paura davanti al potere, che noi vediamo ogni santo giorno in ogni ambito. Con tutto ciò che ne consegue, il servilismo, l'ipocrisia, l'opacità e avanti avanti. Tra i molti vantaggi della tirannide c'è anche quello di poter fare e dire qualunque cosa. Il dibattito tra il re e la prigioniera a questo punto prosegue rapido e entrambi rivelano le proprie ragioni anche da questo emerge anche da questa ripetizione anche sul piano retorico direi emerge la difficoltà di rintracciare una possibile ragionevolezza tra questi due estremi, perché ricordiamo che Antigone e Creonte sono due estremi, si muovono in modo estremo, esagerano ciascuno alla propria posizione. Non c'è una ragionevolezza, non c'è un incontro, non c'è un dialogo tra i due. Sono due, diciamo, estremisti. Sono due estremisti delle loro idee. Tutti sono uguali di fronte alla morte. E Creonte incalza, sostenendo che la sorte dei buoni non eguaglia anche nella morte quella dei cattivi. E aggiunge che il nemico, e questa è una frase celebre, famosissima, il nemico non è un amico neanche da morto. Frase molto machiavelliana. Ricordiamo che Machiavelli, una cosa è dire machiavellico, significa un sacco di sciocchezze, perché si pensa di aver capito Machiavelli, ma non si conosce. È machiavelliano. Machiavelliano è più aderente a quello che disse Machiavelli. Il nemico non è un nemico neanche da morto. La consapevolezza che lo scontro, diciamo, politico, lo scontro politico è fino alla morte, per così dire, uno scontro a morte in qualche modo, è una guerra, che le guerre sono a morte, e quindi nel momento in cui si entra in un confronto, in un conflitto, al di là delle chiacchiere che possono farti alcuni che hai vicino, bisogna vedere alla fine, al momento dell'urto, chi è con te e chi è contro di te. E da questa cosa deriva una concezione dell'uomo tragica, appunto, che arriva a dire il nemico non è un amico neanche da morto. Antigone torna sul fatto morale e adesso introduce un altro colore alle sue parole, cioè dice afferma di vivere per amare e non per odiare. Incide un colpo nella sua durezza, nella sua fierezza, e afferma di vivere per amare e non per odiare. Allora Creonte chiude il varco, diremmo, minacciandola, e dice: se devi amare,
Vattene laggiù e ama i morti nell'Ade. Vattene laggiù e ama i morti. Fin tanto che vivo io, non sarà una femmina a comandare. Non sarà una femmina a comandare. Ricordiamo. Nella Grecia antica la donna è sottomessa, anche quella romana, la donna è sottomessa, ma qui l'eroina nella tragedia attica è una donna. E non è una dea, è una mortale. Finché vivo io non sarà una femmina a comandare. E quindi il re si gira verso Ismene, la sorella mansueta di Antigone. Tu che ti sei introdotta in casa mia di nascosto, come una vipera a succhiarmi il sangue, mentre non sapevo di nutrire due furie, ribelli al mio trono. La mansueta Ismene, per così dire, quindi in questo momento si trova tirata dentro, messa in mezzo, diremmo, e dilaniata, sbranata dagli eccessi dei due contendenti. L'uno, Creonte, che l'accusa di essere vile e traditrice, Ismene. E Antigone, la sorella, che rifiuta il suo aiuto dal momento che all'inizio Ismene ha scelto di vivere e non di morire per la giusta e santa causa di Antigone. Quindi Ismene si trova fatta a pezzi tra i due in questo momento, in questo passaggio qui. A questo punto però reagisce e si volge Ismene al re, appellandosi all'unica cosa alla quale poteva appellarsi, cioè al vincolo familiare. E cosa è in particolare del vincolo familiare? Al fatto che Antigone sarebbe andata, pensiamo un po', presto in sposa al figlio di Creonte. Cioè Antigone era la promessa sposa del figlio del re. Questo rende il conflitto ancora più violento, perché è una faida, per così dire. Ecco, al figlio di Creonte, Emone, secondo la pronuncia latina o greca. E così dice a Creonte, e ucciderai Ismene, e così ucciderai la donna che deve unirsi a tuo figlio? Tu ucciderai la donna che deve unirsi a tuo figlio? È una difesa di Antigone, no? In qualche modo. E il re, ben altre donne ci sono per generare. Non voglio spose perverse per i miei figli. Ade, non io, troncherà queste nozze. E il re, come dire, tiene la posizione. Cioè, dal punto di vista del re, dal punto di vista di Creonte, nulla, vincolo familiare, morale, dei, qualunque cosa, nulla può resistere, nulla deve resistere, nulla deve porsi al di sopra della decisione di un re. L'assoluto è la decisione di un re in questa vita, secondo Creonte. Lui è l'estremo politico, lui è l'estrema immanenza del politico. È il politico assoluto. E in questo risiede la sua hubris, la sua tracotanza. L'arroganza del potere, l'arroganza estrema del potere assoluto, che essendo assoluto diventa tirannia, arbitrio, diventa, come dire, un campo definitivo inappellabile. Che tra l'altro è affidato alla incostanza, alla volontà incostante di un uomo. Gli uomini non sono come gli dèi. Quindi un'arma così potente dal punto di vista di Creonte è affidata all'incostanza, alla precarietà di un uomo. Vedete com'è pericoloso tutto questo. Ed ecco di nuovo il coro. Il coro. Un saggio fu colui che pronunziò questo motto famoso. Il male sembra un bene all'uomo quando un Dio gli vuole oscurare la mente. Lo ripeto. Il male sembra un bene all'uomo quando un Dio gli vuole oscurare la mente. Quando un Dio mi vuole oscurare la mente, io penso di fare bene, ma sto facendo il male. Ricordiamo Platone. Il massimo dell'ingiustizia è sembrare giusti quando non lo si è. Dico, analizzando un pochino, ma questo è in breve. E continua il coro. Allora è breve il tempo che precede la rovina. Il momento in cui il Dio confonde la tua mente, offusca la tua mente, allora il tempo precede la rovina. Come dire, si arriva a breve alla fine. In breve alla fine.
Qui c'è tutta, come dire, e qui entriamo nel vasto campo della morale, addirittura direi della filosofia morale. Cioè c'è l'incapacità di distinguere, di discernere il bene dal male, che rende il potere politico, questo potere politico, atroce. Atroce. Il potere che prescinde dalla giustizia è atrocità. E quando, per esempio, la religione diventa così, proclama il bene, ma in realtà compie il male, compie l'opposto, facendo il trionfo dell'ipocrisia, diventa, come esattamente come il potere politico, uno strumento oppressivo di qualunque spirito e di qualunque libertà umana, impedendo quella che Socrate, insomma, con il linguaggio socratico diremmo la conoscenza del bene, impedendo la conoscenza del bene e la manifestazione della conoscenza del bene, perché prevale la paura, prevale la menzogna per la sopravvivenza, il servilismo, l'ipocrisia, il terrore, e quindi in un clima di questo genere come può manifestarsi libera la conoscenza del bene? Quindi qui si vede che è proprio l'assenza di, uso un termine da Aristotele, la phronesis, no? La medietà, la ragionevolezza, la comprensione delle cose, a generare questa hubris. Questa hubris, questa tracotanza che è fondamentale, ripeto, per la cultura greca, perché che cos'è? Superare i limiti. Superare i limiti che la natura e il destino ti assegna. Ti assegna. Questa cosa non è, così dire, aria fritta. Questa roba si vede anche nei canoni architettonici, nella statuaria greca, nella letteratura, nel modo in cui l'uomo si rapporta al divino. Questa è la cosa che informa tutta la cultura greca. Ed entriamo così nel terzo episodio. Entra in scena Emone, il figlio. C'è un dialogo tra Creonte, il re, e il figlio, promesso sposo di Antigone, che apre il terzo episodio. Il sovrano cerca subito il suo sostegno. Questo appunto si deve avere nel cuore, assecondare in tutto la volontà dei padri. Dice, vedi un po' che puoi fare. Ecco. Confermando che la sentenza di morte per Antigone è immutabile. La sentenza di morte per Antigone, tua promessa sposa, è immutabile. E tuttavia i figli devono seguire i padri. Parte così Creonte, mette le mani avanti, no? Tra l'altro, a un certo punto bisogna mettere a fuoco il fatto che la tragedia è attraversata e innervata di ironia spesso, no? E questo la rende magnifica. Ancora si intrecciano, vediamo, la hubris, la morte, la famiglia, i temi sui quali, le colonne di questa tragedia. Le colonne che poi si sviluppano nell'altezza di questa tragedia, che è una grande tragedia, lo ripeto, fino alla morte, della laicità, un grandioso paradigma sulla laicità. Emone risponde: padre, io sono tuo, tu mi guidi coi tuoi consigli buoni e voglio seguirli. Io antepongo a qualunque matrimonio le tue norme sagge. Il pubblico resta così, dico, ma questo è la promessa sposa, ma... però è solamente una prima parte questa, no? È solamente una prima parte. Creonte reagisce rassicurato e carica rassicurato la sua hubris, offrendo a se stesso un'ulteriore giustificazione. Nel momento in cui vede il figlio avere subito questo atteggiamento di sostegno a lui, carica la propria hubris. Antigone invochi pure Zeus, che protegge i diritti del sangue, e prosegue: se alleverò nel disordine in casa mia quelli a cui mi lega la natura, che cosa accadrà degli estranei? Se alleverò nel disordine in casa mia quelli a cui mi lega la natura, figlio, che cosa accadrà agli estranei? L'uomo che bene governa e fermamente i congiunti sarà giusto nel governo del popolo. L'uomo che governa una famiglia sarà bravo anche a governare il popolo. Io non potrò mai lodare chi rompe le leggi per orgoglio, chiunque sia, o tenti di sovrapporsi ai capi. Ma colui che la città si è scelto per guida, lui bisogna ascoltare, anche nelle cose di minor conto e in ciò che è giusto e che non è giusto. Qui ci sarebbe da aprire una parentesi
su quello che con la nascita del liberalismo, in particolare con il filosofo inglese John Locke, siamo nel 600, era la critica al potere paterno, il potere dei re, che era un potere paternalista. E così dicendo, però, il re di Tebe rigetta nuovamente anche da un'altra angolazione la posizione di Antigone, che a questo punto diventa in chiaro fondazione di libertà etica e religiosa in contrapposizione all'assolutezza politica del potere del re. Perché il re mette in cima a tutto la preminenza dello Stato, non solo della patria, ma della patria organizzata in Stato, affermando che senza tale idea forte del potere la comunità, e quindi poi il regno, sprofonderebbe nell'anarchia. E dice Creonte: non esiste danno più grave dell'anarchia. Anarchia. Essa abbatte gli stati, sorverte le case, rompe in guerra le schiere alleate, provoca la lotta. La disciplina, invece, può salvare molte vite ben governate. Bisogna dunque difendere l'ordine e le leggi che sostengono l'ordine. Il potere vuole l'ordine. Tutti i poteri, anche quelli che pretendono di essere, come dire, libertari, difendono l'ordine, ma l'ordine poi ha due volti, uno buono e uno cattivo, ovviamente. È tutto mobile nelle cose umane, nel rapporto tra gli uomini, della politica. Che cos'è la politica? La ricerca del possibile rapporto tra gli uomini, definizione che evoca Platone. E tutto è mobile, tutto in movimento. E questo rende tragica, precaria, ma anche in ricerca questo campo, lo rende dinamico. Queste ultime parole del re accendono un lume, fanno accendere una lampadina nella mente di Emone, che volgendosi al padre lo ammonisce sul dono della ragione. La ragione, intelligenza del bene, ricordiamo, che supera per bellezza ogni bene, la ragione. E a questo punto nella scena si vede il cambio di atteggiamento repentino del figlio del re, promesso sposo di Antigone. Dapprima mansueto e sottomesso, subito disponibile a sostenere il padre, e da ora coscienza critica, generata dall'arroganza del padre, che abbiamo detto prima si era risvegliata questa arroganza poiché ha visto il figlio rassicurato. E si libera così, insinuando un nuovo tarlo nell'edificio di un potere che tutto può. Quindi il figlio immette un nuovo tarlo. Ed è una crepa tanto più avvertita dal re perché viene dal figlio. È una sorta di opposizione che viene dal figlio, non da qualche oscuro traditore. E qui c'è un passo veramente molto importante, perché potremmo dire definisce il processo teoretico. Cioè, secondo l'autonomia del pensiero, che non calpesta la morale, qui la fedeltà morale che è riferibile alla fedeltà del figlio verso il padre, il processo teoretico, cioè come si conoscono le cose, il processo di conoscere le cose secondo autonomia del pensiero. Emone infatti parla in prima persona, e lo fa in un modo molto netto, distinguendosi anche dalla moltitudine dei presenti, dei sudditi, che sono timorosi e soggiogati, timorosi e soggiogati e silenziosi. Lo fa in prima persona parlando in pubblico, una scena privata tra padre e figlio che tuttavia ha una sua rappresentazione pubblica, quindi politica. Il timore dei sudditi, anche questo grandioso argomento necessario per governare. Anche noi abbiamo, in democrazia, abbiamo, mi auguro, un timore degli effetti della legge. Della legge, non di un uomo. Per fortuna abbiamo le leggi, non siamo soggetti alle decisioni precarie di un singolo uomo. E così parla Emone rivolto al padre. E non posso dire, né lo saprei, fino a che punto tu parli giustamente, tu pre. Anche ad altri, però, avviene di pensare qualche cosa di buono. Assai più facilmente io, come tuo figlio, mi accorgo
di quel che uno dice o fa, o disapprova tra i tuoi sudditi. L'uomo del popolo, quando sta per dire cose a te non grate, si tace, sudditi, intimoriti, intimorito dal tuo sguardo severo. L'uomo del popolo ghiaccia, insomma. A me invece è possibile udire certi discorsi nell'ombra, perché sono tuo figlio. Ed ecco l'argomento più, diciamo, più robusto del figlio del re, che lungi dal chiedere non chiede di fronte al popolo pietà alla sposa, pietà per la sposa, ma quindi appellandosi al buon cuore del re, non si appella alla morale, ma fa un discorso politico, e parla del favore del popolo. Favore del popolo del quale ogni sovrano, anche il più forte, come in questo caso, ha bisogno. E questo che cos'è? Ripetuto davanti al pubblico di Atene, nella rappresentazione in quel 442 a.C., è un colpo di Sofocle contro la tirannia. Un argomento politico di Sofocle contro la tirannia. Poi però, naturalmente, Emone introduce una seconda argomentazione più umana e quindi va poi a un'ulteriore argomentazione nel tentativo di riportare il padre alla ragione. La ragione, quella phronesis di Aristotele di prima, abbiamo detto, che poi la ragione, la ragionevolezza, la capacità di intelligere, di comprendere tutte le cose, di tenere insieme tutti i possibili spazi di libertà dell'uomo, è l'unica salvezza per il governo delle cose. E anche il coro, a questo punto, rivolto e colpito dalle parole del figlio del re, si avventura di fronte al re nel sostenere le ragioni del ragazzo. E dice: da tuo figlio, signore, ti conviene apprendere. Tutta la città è commossa, turbata da questa fanciulla, dice il coro. La compiangono come la più innocente delle donne. Perché, dicono, muore nell'infamia per un'azione degna piuttosto di gloria. Muore nell'infamia per un'azione che piuttosto è degna di gloria. Non aver voluto permettere che suo fratello, perito nella strage, fosse lacerato e insepolto dai corvi e dai cani. Non sarebbe al contrario meritevole del più splendido onore? Il coro sta spostando il consenso. Tali voci coperte serpeggiano sordamente. Per i figli quale motivo d'orgoglio c'è più grande del nome lodato di un padre felice come per un padre quello dei figli? Non portare nell'animo, o re, l'idea solitaria che la verità sia tua e che nient'altro sia vero. Ricordiamo l'assoluto del potere, l'assolutezza oltre il quale, secondo Conte, non c'è nulla. La verità è tutta mia. Chi è convinto di avere senno lui solo, di avere lui solo la parola o un'anima, appena lo scopri, vedi che dentro è vuoto. Formidabile colpo di Sofocle contro l'assolutezza di ogni idea, di ogni potere, ogni potere. Ma per un uomo anche saggio, imparare a deporre l'ostinazione non è mai disonorevole. Cedi al tuo cuore, o re, ti prego, e muta pensiero. La metanoia, la conversione del pensiero, l'apertura mentale, la laicità. E scusate, io riporto sempre alla modernità, ma non bisognerebbe farlo troppo, perché comunque qui siamo 2400 anni fa. Ma lo riporto perché ha una valenza educativa sull'attuale. Ecco il grande classico mi parla oggi. Se c'è in me, benché giovane, vigore di giudizio, penso che superiore agli altri è veramente l'uomo sapiente, l'uomo nato sapiente. È in questa Atene che viene fuori la filosofia, la sapienza, la ricerca della verità. È in questa Atene della tragedia che viene fuori la filosofia. Non è un caso il sapiente. E tuttavia, siamo in una tragedia, a nulla valgono gli sforzi di Emone. Creonte non cede e anzi rifiuta con spregio le parole addirittura del figlio, le rigetta, accusandolo addirittura di inchinarsi ai ribelli, ai nemici dello Stato. E aggiunge che Antigone non solo ha infranto le leggi della città, ma è anche una persona empia, e in questo Creonte mette a posto anche il coro.
Allora Emone lo incalza ricordandogli ancora il sentimento di pietà. A questo punto non ha altro argomento che quello di appellarsi alla pietà, al doloroso silenzio del popolo tebano di fronte a quell'editto. Ma Creonte rimane ancora con il cuore di pietra irremovibile. Sarà dunque il popolo a dettarmi ciò che devo io comandare? Me lo deve dire il popolo come comandare? E qui entra un famosissimo dibattito rapido tra Traemone e Creonte sul potere, la giustizia e la morale. Eccolo, Creonte. E dovrei allora reggere lo Stato per conto di altri senza seguire me stesso? Me stesso? Edemone. Ma non esiste lo Stato se appartiene a un solo uomo, Creonte. Lo Stato non è più dunque un possesso legittimo del sovrano? Emone, regneresti sul deserto, e Creonte, miserabile contrastare il padre. Emone, perché vedo che l'errore ti conduce a offendere la giustizia. La giustizia supera il potere. La legge, supera la norma. Altro grandioso argomento, la dialettica è l'incontro costante, perenne, da aggiustare continuamente tra giustizia e legge, tra diritto e giustizia. La legalità, quando diciamo difendere la legalità, benissimo, ma bisogna chiedersi che cos'è questa legalità? Contiene giustizia? La legalità? Che Creonte, offendere la giustizia? Io difendo l'autorità mia, del re. Edemone, non la difendi calpestando onori sacri. Quindi è chiaro che con questa l'ultima frasetta, Creonte ha detto: la giustizia sono io, lo Stato sono io, ciò che conta sono io. Edemone denuncia l'insensato ragionare del padre. Direi che non è più la ragione se non fossi mio padre. Ragione. Trovare il giusto mezzo. La laicità. E giunge a minacciare di suicidarsi, anche se in un modo che Creonte interpreta come un affronto a lui stesso. A lui stesso. E qui Creonte infatti va fuori di senno. Chiama il figlio servo di femmina. Servo di femmina, lo accusa di superbia e lo minaccia, vado oltre, di far giustiziare Antigone davanti ai suoi occhi. Lontano la porterò dove non passano gli uomini e viva la chiuderò in fondo a una caverna scavata nella rupe. Le darò cibo quel tanto che basti a risparmiare un sacrilegio, un contagio alla città. Questa è la grande apertura morale di Creonte. Quel tanto che basti a risparmiare il sacrilegio. Vi concedo questa cosa, popolo. E lì, invocando Ade, il solo dio che lei adora, forse otterrà di non morire, o almeno imparerà ma tardi che venerare i morti è fatica inutile. Intanto tutto intorno nella scena si fa il silenzio. Si fa silenzio e una grande pietà pervade il coro che geme. Per la promessa infranta di una giovane sposa. Ormai il coro è distante da Creonte. La speranza delle nozze di Antigone e Demone si infrange così con la verità della morte che tutto coglie e tutto annulla. Una morte che germoglia dalla protervia, dalla tracotanza di un uomo che non ha saputo placare e governare. La sua logica è governare se stesso. E così il coro, mentre osserva Antigone che esce dal palazzo condotta dalle guardie. Ora mi sento io stesso trascinato, lontano dalle leggi. Non riesco a frenare le lacrime, dice il coro. La vedo Antigone avviarsi ad altro talamo, al freddo letto che tutti addormenta. Tomba, talamo, altro che talamo di nozze, è una tomba, ben altro talamo ti aspetta. Qui si apre intanto il quarto episodio della tragedia e, come dire, ben triste conforto è sapere che a una donna mortale è toccato in sorte un destino da semidea, da semidio, cioè quella di scendere da viva negli inferi. Scendere da viva negli inferi.
ricordiamolo, Ulisse. Ma di certo, afferma il coro, Antigone scenderà nell'Ade celebrata dalle genti, con tutti gli onori, sebbene colpita da leggi inique. Il fatto è che non solo Creonte, ma anche Antigone già si comincia a vedere che è travolta dalla propria iubris. L'animo suo è ancora dominio di quell'impeto, ancora di quelle tempeste, dice il coro. E con questa dichiarazione il coro certifica che anche Antigone, non solo per quanto noi abbiamo pietà per Antigone, anche Antigone era travolta dalla iubris, come Creonte. Lasciandosi guidare solo dalla sua passione, dalle sue passioni, superare la ragionevolezza dell'argomento suo che era più giusto di quello del re. E guardando in modo sdegnoso anche la morte, avendo ormai nella solitudine pietà e pensiero solo per se stessa. Ora, quando tutto è deciso, è fiera di aver onorato la sua famiglia defunta e si chiede disperata perché sia abbandonata dagli dèi. E qui entra Antigone. Quale santa legge ho offeso? Quale? Gli occhi al cielo sollevo inutilmente. Chi posso invocare al mio soccorso? Mi hanno accusata di impietà per un atto pio, per un atto santo. Ebbene, se la mia condanna è giusta veramente davanti agli dèi, sofferta la pena, voglio riconoscere l'errore, se la mia condanna è giusta. Ma se l'errore di costoro che mi uccidono, il mio augurio è questo, della mia sorte, della sorte mia, che voi mi avete contro ogni giustizia preparato, sia peggiore la vostra, e li maledice. E qui lo sgomento di Antigone esalta la sua figura. È una condannata a morte, esalta la sua figura, ma lei in verità ama la vita, non è un'adoratrice della morte, E infatti, ecco a conclusione di questa parte il coro, onorare i morti come tu Antigone hai fatto è pietà, certamente, ma chi regge il potere non tollera che questo sia trasgredito. Ti sei lasciata guidare dalla tua sola passione e sconsigliata ti perdi. Iubris di Antigone anche. Non è Antigone buona, Creonte cattivo. Entrambi esagerano, entrambi sono arroganti, vanno oltre, sono due estremisti, diciamo per capire, no? E questo tra l'altro mi ricorda un passo di Jean Bodin che dice che l'infinito potere non torna a nessuno pari a sé nel comando. Jean Bodin, siamo in età moderna. E questa è un'affermazione che affianca Creonte ancora una volta al grande inquisitore di Dostoevskij. Link qui sotto, anche di questo il video sul grande inquisitore di Dostoevskij, che era intento a voler scacciare Cristo, dal quale lui, come cardinale, ha tratto l'autorità sugli uomini. E anche la vera libertà primigenia come Cristo, ma che ora vede come la sua peggiore minaccia. E con questo ci fermiamo, e riprenderemo con la terza e poi anche un'ultima quarto video. E ricordo di iscrivervi al canale YouTube di Sintesi Dialettica e di seguire la rivista online www.sintesidialettica.it. Grazie.